strappati dai giardini, mille corone di diamanti e di rubini. Gianni Colacione per Libri TV, oggi 18 luglio 2018, siamo in Piazza Mancini a Roma e abbiamo assistito come spettatori insieme ad altre persone ad uno spettacolo molto interessante che si chiama, intitolato Il coraggio della, uno spettacolo teatrale, Il coraggio della legalità, Paolo Borsellino, così leggo appunto sulla locandina, che è uno spettacolo molto interessante perché ovviamente lo sfondo è l'anniversario appunto della strage di Via D'Amelio, la prospettiva in qualche modo del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio e questa compagnia stabile, teatrale stabile assai di Re Bibbia, è una compagnia composita, insomma ci sono e adesso lo scopriremo perché ne parleremo con alcuni di loro, ovviamente personaggi appunto molto diversi nei ruoli e ovviamente nel vissuto che si sono messi insieme e hanno diciamo realizzato questo spettacolo, che è uno spettacolo interessante perché effettivamente, come c'era stato presentato all'inizio, è uno spettacolo non scontato. Infatti io una delle cose che poi chiederò a qualcuno qui dei presenti, che poi si presenteranno singolarmente, sarà un pochino capire chi è che ha elaborato questi testi, in cui appunto ci sono degli accenni appunto che uno non si aspetterebbe in uno spettacolo in qualche modo di denuncia, di riflessione, perché insomma sono anche diciamo non scontati, nel senso che si accenna anche a dei fatti che sono rimasti un po' nell'ombra, il Corvo di Palermo e quant'altro. Ne parleremo, adesso io giro la telecamera e cominciamo con Cosimo Rega, che è un attore e poi dirà anche appunto il suo ruolo all'interno della dire Bibbia in pratica. Io mi chiamo Cosimo Rega, sono un detenuto con il privilegio di avere l'articolo 21 da qualche anno, che lavora fuori presso l'Università Roma 3 con la cooperativa Formula Sociale, e da molti anni collaboro con Antonio Turco per l'arte, perché credo che l'arte all'interno di un carcere sia uno degli strumenti più, oltre allo studio e la vera cultura, sia uno degli strumenti per portare almeno in parte il detenuto, il condannato, alla riflessione. E quindi con Antonio ho iniziato nel 1984 con Bazar Napoletano, lo spettacolo che portammo a Teatro Argentina di Roma, scritto da noi, e da lì è iniziata questa avventura che mi ha visto protagonista in positivo e fare un percorso anche di studio. Ero un detenuto che aveva la terza elementare, ora pochi esami per la laurea, e quindi posso dire che gli orizzonti miei sono molto diversi di tanto tempo fa. Noi, come dicevo prima, facciamo teatro sociale, affrontiamo temi sociali. Questo è stato una sfida un po' particolare, perché i testi li scriviamo io e il dottor Antonio Turco, poi lui sceglierà la musica, che io sono completamente digiuno, e quindi quando ho dovuto affrontare Borsellino è stata una bella sfida. E ho voluto fortemente che prima ci fosse l'antistato, quel Provenzano e quel Totò Riina, che in un certo senso che tutti quanti li vediamo in un monocchio come veri criminali, ma io sono convinto che dietro si nascondono cose molto più delicate. E non a caso abbiamo detto con Antonio che questo spettacolo, di cui devo dirvi che è la 36esima replica che facciamo, quindi non poco, quindi si sta dando delle belle soddisfazioni, è stata una bella sfida. Non lo so se riesco a interpretare i due ruoli nella maniera convincente, però me lo auguro. Però la sfida più importante è scrivere ed essere stato credibile nello scrivere. Allora, il Partito Radicale ha depositato in Cassazione pochi giorni fa 8 proposte di legge. Una di queste è per una rivisitazione sull'ergastolo ostativo e regime del 41 bis. E, diciamo, questa sua esperienza
Che cosa la porta a dire ai ragazzi, a gente che magari non sa niente del carcere, che non si rende conto quanto una persona possa essere diversa dopo tanti anni, dopo aver fatto un percorso, un'esperienza, nel suo caso con l'arte, in altri casi magari può essere un percorso di studio, eccetera. Cioè, che cosa vuole dire quando lei incontra, per esempio, i ragazzi a Roma 3, perché lei lavora come portiere, no? L'Università di Roma 3. Come deve essere pensato il carcere? Come deve essere pensata la persona che appunto ha scontato una pena così lunga per dei reati importanti, che però poi è un'altra persona, ha un'altra e vuole avere un'altra chance, perché può portare ancora del bene agli altri, può portare amore, no? Può portare messaggi positivi. Guardi, è una domanda che incontro spesso questa, perché vado molte volte alle scuole, anche nelle università, a incontrare i ragazzi. Devo dire che molti sono laureati, sulle mie interviste hanno fatto delle tesi. Cosa dico loro? Dico che il carcere sicuramente, uno che l'ha vissuto per tanti anni e che conosce anche le sottigliezze psicologiche più... come posso dire, più sottili, dico che il carcere è un male necessario. Non possiamo dire dobbiamo liberarci dalla necessità del carcere, no, perché il carcere fa tre cose importanti, dovrebbe fare tre cose importanti, due le fa abbastanza bene, ed è quello di rassicurare la società da delinquente che ancora ha fatto un percorso, evita la vendetta, non dimentichiamocelo, e poi soprattutto ha il compito di restituire alla società un condannato diverso, un uomo che ha recuperato quei valori, che ha mortificato. Purtroppo in molti casi tutto questo non succede, ma non succede non perché sia un fallimento il carcere, consentitemelo, è un fallimento la società. È brutto dire questo, non è popolare, perché la società non è sensibile al carcere. Allora il carcere, che è un luogo già emarginato, diventa ghettizzato. E il problema è che se non si fa nulla per queste persone che vivono in continuazione nelle tensioni, si abituano a tutto, a convivere con l'odio ed a usarlo, quando escono fuori sono delle macchine perfette per commettere qualsiasi tipo di reato. Allora, se tutto questo non vuole che si avvenga, c'è bisogno che il carcere abbia un senso, prima di tutto, quindi più opportunità per i detenuti di poter esprimere i propri valori che hanno dentro, nascosto, assopiti, una società disponibile a comprendere che prima o poi quelle porte si aprono. Non rimarranno chiuse per sempre. E terza cosa, deve convincersi, dobbiamo tutti maturare nella coscienza, la consapevolezza che la criminalità o il deviante è cultura, e la si combatte solamente con la vera cultura. Grazie. Passiamo ad Antonio Turco, che è responsabile dell'area pedagogica del carcere di Rebibbia, qui in veste di, in qualche modo, non so se anche regista, ma sicuramente di chitarrista, anche ottimamente, e anche cantato, quindi insomma una veste multipla in qualche modo. Ecco, a lui vorrei chiedere come si è realizzato, anche un pochino sinteticamente, ma materialmente, questo splendido esempio di realizzazione di un qualcosa di riabilitativo effettivamente della pena detentiva, un esempio raro, per usare un eufemismo, almeno appunto in Italia. Io credo che il tema centrale su cui noi dobbiamo porre una riflessione quanto più possibile forte è che in questo momento stiamo vivendo un'Italia barbara, un'Italia assolutamente incapace di comprendere che ad azione corrisponderà reazione. Chiunque continui a esercitare il diritto alla violenza, pensando che alla violenza si possa rispondere dando in mano delle armi ai cittadini, ha due problemi: o deve andare da uno psichiatra urgentemente, oppure deve cambiare mestiere, perché se si pensa che il problema centrale della criminalità è quello di avere paura, significa che non si è compreso neanche il messaggio che stanno mandando i detenuti americani. Negli Stati Uniti ci sono ben 2.200.000 detenuti,
un dato enorme. Non fai paura alla gente alzando il livello delle pene, non fai paura a chi fa di professione il criminale, l'idea che lo tieni in carcere. In carcere un detenuto criminale ci sta divinamente. E questo può dire, può essere un'affermazione equivoca, può essere interpretata anche, come dire, dalla parte di chi pensa che poi sostanzialmente in carcere si stia bene. Il problema centrale è tutt'altra cosa. Il sud in particolare ha bisogno di lavoro. In galera vengono persone povere, molto povere. Questa fantomatica idea della criminalità organizzata, che ovviamente esiste, la combatti soltanto dando lavoro alla gente, dando l'idea di una diversità fondamentale che si chiama cultura. Cosimo Rega non può essere l'unica espressione italiana di un ragazzo che si è fatto 43 anni di carcere ed è riuscito a comprendere che cosa poteva fare per se stesso e con se stesso per dare un'idea diversa dell'essere detenuto. Cosimo l'ha fatto, ma lo fanno tantissime altre persone. Cosimo ha avuto la possibilità di esprimerlo e lo fa a nome di tutti i detenuti, questo gli fa onore. Ma la cosa più importante e contemporaneamente la più drammatica di tutte è che oggettivamente di carcere se ne sa decisamente poco. Se ne parla decisamente poco e quando se ne parla male. I politici dovrebbero venire in carcere anche soltanto per un giorno, starci e capire esattamente che cosa significa il tempo carcerario. Il tempo carcerario è il tempo dell'anticultura, è il tempo della violenza, è il tempo della solitudine. Io ho fatto tantissimi anni fa un'esperimentazione con Maurizio Costanzo. Mettemmo una clessidra, un minuto di silenzio in studio, era un'eternità. Immaginate che cosa può essere anni di silenzio per la popolazione detenuta. Sì, volevo soltanto chiosare con le parole di Adriano Sofri, che dice che i pomeriggi non passano mai, ma gli anni passano velocemente. Allora, dottor Antonio Turco, lei è uno psicologo, so che si è occupato di anche malattie mentali e di carcere minorile, di problemi appunto legati all'emarginazione. Non le sembra che appunto l'attuale sistema sia quello di relegare, diciamo, le persone scomode, malate mentali o in ogni caso tossicodipendenze? Lei ha fatto anche degli studi, ha scritto delle cose, ha vinto anche dei premi, no? Per queste cose che ha scritto sulla tossicodipendenza, soltanto un luogo dove viene relegata la persona scomoda, la persona che non si sa dove mettere. E recentemente, dico questo e poi dico recentemente, Beppe Grillo si è espresso dicendo che il carcere non dovrebbe esserci, in carcere non dovrebbe andare nessuno, e mentre prima diceva che bisognava costruire più carceri. E quindi una cosa su questo, insomma, sulla funzione che attualmente ha il carcere. Ma una battuta classica su Beppe Grillo è che deve decidere quale spacciatore utilizzare, in modo tale che abbia una capacità univoca, per cui la mattina dice una cosa, la sera ne dice un'altra, insomma, che è una cosa un po' abituale, insomma, anche di altri suoi amici del Movimento 5 Stelle. Personalmente non ho grande paura, insomma, a testimoniare quello che dico, insomma, che sono forte della mia storia. La mia storia dice che io so perfettamente che oggi in Italia, cosa che per esempio non so quanti del Movimento 5 Stelle, quanto, ma compreso il PD, quanta gente sappia, magari ne sanno molto di più gli amici radicali, che purtroppo sono sempre un numero esiguo in Italia, gli amici, ogni tanto mi viene dei compagni radicali. Ho avuto l'onore di accompagnare i 6 detenuti che hanno assistito e hanno portato la salma del vostro capo, di vostro Marco Pannella, e quindi so perfettamente quanto il Partito Radicale si sia speso per i detenuti. Oggi esiste un piccolissimo dato di cui nessuno tiene conto: l'11% della popolazione giovanile tra i 14 e i 18 anni vive in una situazione di doppia diagnosi. 11 ragazzi su 100 hanno problemi di doppia diagnosi. Nel 2023 saranno il 26%. Se non si riesce a comprendere questo, se non si riesce a comprendere che serve studiare, la prima delle cose, servono professionisti seri, serve l'antidemagogia, serve la capacità di analisi, perché le parole, come diceva Sciascia, sono pietre, e certe affermazioni non sono soltanto di paura, sono soprattutto di condanna della incapacità politica di tenere conto di quello che oggettivamente succede. Quello che è il problema dell'MMA, dell'MDA,
della clash power, di tutto ciò che oggi i ragazzi prendono dentro le discoteche. Non può essere un problema che viene affrontato così, come se nulla fosse. Le famiglie, la scuola, l'associazionismo di promozione sociale, l'associazionismo di promozione sportiva, le forze di polizia, gli insegnanti, tutti quanti insieme devono riuscire a capire che il problema è molto molto serio e stiamo veramente sull'orlo del baratro e c'è veramente molto molto poco da scherzare. A questo punto passiamo la parola a Gabriella Stramaccioni, che è la garante dei detenuti del Lazio e di Roma, e ovviamente le chiediamo, diciamo, uno sguardo un po' più dall'altro, un po' com'è la situazione. Qua parliamo appunto di una compagnia teatrale stabile a Saidi Rebibbia, un po' la zona, diciamo, in questa capitale è fertile per altri esempi, diciamo, di questo tipo, oppure è un caso veramente più unico che raro? È difficile sperare che ci sia per altre persone possibilità come questa. Ma l'esperienza di Stabile Assai è un'esperienza avanzata, non è, magari fosse la normalità negli istituti penitenziari, è un'esperienza avanzata, ma non per questo non è possibile fare altrettanto negli altri istituti. Timidamente alcune esperienze si sono affacciate, penso a Rebibbia femminile, penso anche al lavoro continuo del nuovo complesso, ma ha ragione Antonio quando dice che il carcere ha bisogno di cultura, nel carcere c'è bisogno di educazione, perché ci deve essere un momento di restituzione finalmente in questa società, soprattutto nei confronti di quelle persone che molto spesso la scuola, il progetto educativo, il sistema educativo in generale non è riuscita ad agganciare. E tante storie che incontriamo in carcere ci parlano di questo. Pensiamo agli istituti minorili, un piccolo semplicemente una piccola indagine che si può fare con questi ragazzi: la maggior parte non ha la terza media. No, non dico che sia automatico non studiare ad andare in carcere, però sicuramente è sintomatico che chi non ha strumenti culturali molto spesso può finire in carcere più facilmente di altri. Allora, su questo bisogna fare un intervento straordinario, non un intervento normale. Bisogna convincere anche le agenzie educative, in primo luogo la scuola, io parlo di ministero, proprio domani abbiamo un incontro importante a mezzogiorno con alcuni insegnanti, perché purtroppo anche la scuola sta tornando indietro, stanno tagliando le classi, si sta restringendo il numero degli insegnanti che opereranno in carcere. Dobbiamo dire assolutamente che la scuola deve tornare in carcere con più presenza, perché non possiamo lasciare queste persone una seconda volta da sole. Molte di loro iniziano a studiare in carcere, molti prendono il diploma in carcere, molti si laureano in carcere, molti per la prima volta in carcere incontrano il teatro, incontrano un testo, incontrano una poesia, incontrano uno strumento musicale. Per molti c'è una prima volta in carcere, pensate che assurdità questo, però questa prima volta va valorizzata e va potenziata, perché c'è sempre un momento per ritornare in vita, e la cultura forse è l'arma più straordinaria che possa essere messa a disposizione delle persone deprivate in contesti sociali molto spesso appunto identificabili, perché a Roma li identifichiamo in alcuni quartieri, a Palermo li identifichiamo in alcuni quartieri, a Napoli, a Catania ci sono alcune situazioni che ritornano sempre in carcere, alcuni luoghi che fisicamente tornano in carcere, e questo non è più possibile, non è più tollerabile. Allora, scusate se torno sull'ergastolo ostativo, ma insomma la ragione è che stiamo raccogliendo queste 50.000 firme per presentare la proposta di legge in Senato, perché adesso il nuovo regolamento del Senato consente di depositare delle proposte di legge che necessariamente saranno esaminate entro 60 giorni. Allora, con la maratoneta Gabriella Stramaccioni ho avuto l'onore e il piacere di visitare a Rebibbia il reparto femminile dove erano detenute delle donne che hanno avuto l'ergastolo ostativo per Brigate Rosse. Mi ha molto colpito il modo di fare di Gabriella, perché aveva interamente compreso l'animo, era proprio nella testa di queste persone. E allora le chiedo, come può essere, è uno stato folle quello che tiene in prigione dopo 40 anni, sei donnette di 60 e passa anni che coltivano...
66 anni che coltivano l'orto, che non fanno del male a nessuno e che non sarebbero neanche capaci di vivere all'esterno. Quindi ecco una riflessione sul carcere sull'ergastolo ostativo e su questa esperienza in particolare. Questa è ancora un'esperienza ancora più particolare, perché qui parliamo di persone, di donne che si rifiutano di dialogare con lo Stato, che si rifiutano di fare una domanda, che si rifiutano proprio di fare qualsiasi tipo, diciamo, di avvicinamento ad un percorso bene o male codificato. Lì c'è un altro discorso, dovrebbe essere lo Stato più forte e dire: io, anche se non mi fai la domandina, anche se non mi chiedi la concessione, sono io che ti ridò la libertà. Però poi lì, secondo me, in questo particolare caso subentra un altro meccanismo, probabilmente che è più legato alla personalità di queste donne, che sono tanti anni che vivono insieme in un contesto carcerario e che secondo me hanno anche paura ora di affrontare il mondo, e che forse invece dovevano essere in qualche maniera già da prima non messe nella condizione di isolamento, ma costrette a vivere in una condizione normale, non più, diciamo, di riserva indiana. E forse contaminando e contaminandosi saremmo arrivati ad altri risultati. Avere in qualche maniera alimentato questo meccanismo autoreferenziale, autistico, perché è un meccanismo autistico, certamente non ha fatto bene a nessuno, e ci ritroviamo in una situazione che è umanamente complicatissima. Una trappola, ma c'è un... lì si morde la coda, perché non c'è via d'uscita né da una parte né dall'altra. Però è assurdo, anche che uno Stato continui a impegnare risorse assurde per tenere il regime di massima sicurezza a 6 donne che non hanno neanche la forza fisica di tagliare un pezzo di carne o di aprire il pane per un panino. Passiamo un attimino la parola adesso, no, anzi in chiusura, a Tamara Boccia. Tamara Boccia, che è attrice e credo, adesso io non ho studiato bene, devo dire la verità, è estranea alla realtà carceraria, quindi in qualche modo le chiediamo un pochino come si è trovata artisticamente a condividere questo spazio, questi momenti, e poi alla fine a realizzare ottimamente come ha fatto a partecipare alla realizzazione di questa performance teatrale. Allora, io non sono un'attrice, nasco come insegnante e sono un'insegnante di una scuola di formazione professionale, e poi ho avuto, insomma, l'onore di incontrare Antonio, che attraverso un percorso di studi che mi ha dato la possibilità di poter collaborare in carcere e cominciare a fare qualcosa, delle cose che già facevo nella scuola, ed è stato poi che, insomma, ho intrapreso questo percorso di attrice, ma che lo faccio solo perché, insomma, credo molto nei valori e in quello che andiamo a fare e in quello che andiamo a dire, soprattutto nelle scuole, perché lavorando a scuola io mi rendo conto che tanti ragazzi hanno moltissimi pregiudizi rispetto al carcere. Molte volte io gli ho proposto di venire e venire a vedere come si sta, e non vogliono venire, si rifiutano proprio, perché c'è una cultura molto chiusa, sia dal punto di vista familiare, perché molte volte è anche il genitore che si rifiuta di mandarle, quindi i pregiudizi sono tanti. E noi dovremmo fare questi stessi percorsi anche nelle scuole, perché le competenze trasversali, quelle che non si possono insegnare in aula, non si possono insegnare con la storia, ma si devono insegnare attraverso tecniche e strumenti diversi. Solo così puoi riuscire a attrarre l'attenzione del ragazzo. Nessuno tocchi Caino con i fratelli Crespi ha girato Spes contra Spem, Liberi dentro, che è un docufilm sempre sull'ergastolo ostativo, e quindi su come una persona possa essere un'altra persona dopo aver fatto un percorso di riabilitazione all'interno di un carcere. Al termine di questa proiezione c'è stato, diciamo, erano i ragazzi di un liceo, mi sembra, potevano fare delle domande, dire le loro impressioni, e diciamo, abbiamo
abbiamo riscontrato proprio quello di cui parlava poc'anzi lei, cioè una certa ritrosia, un certo vedere il carcere come qualcosa dove è giusto che quelle persone stiano, se hanno fatto qualcosa di male, anzi buttate la chiave, insomma, no? Quindi potrebbe essere utile, ad esempio, ecco, la proiezione di questo docufilm o anche, come diceva lei, organizzare delle visite negli istituti penitenziari, insomma, o delle, o forse sono anche utili sì, gli accessi che fa per esempio Cosimo Rega, che viene a portare la sua testimonianza. E allora, rispetto a questo, diciamo, può essere un po' quello che la società manda, o è proprio qualcosa di connaturato nel ragazzo, nello studente, la mancata partecipazione, diciamo, a una realtà carceraria, il non comprendere che può succedere anche a lui, che le persone sono persone, che non si è completamente buoni o completamente cattivi, che si è sempre un po' e un po'. Cioè, è un fatto umano oppure è un fatto che è stato indotto, secondo lei, nei ragazzi, questo concetto, questa visione? Ma secondo me c'è proprio una paura del ragazzo, perché la maggior parte dei ragazzi comunque fa uso di stupefacenti e anche se lo fa in maniera bonaria, però sanno che stanno sbagliando. E quindi c'è proprio una paura ad entrare, non è solo un pregiudizio o un limite. E io credo che solo il film o il documentario non riesca a trasmettere quello che invece in alcuni contesti siamo andati con ex detenuti, a cui hanno fatto 2000 domande, erano molto curiosi, perché è un ambiente che sta proprio da un'altra parte, quindi non entra nel loro pensiero, però c'è una paura forte. Allora, in chiusura sentiamo di nuovo Cosimo Rega, voleva fare una precisazione, un commento a quanto è stato detto. Sì, perché ho sentito, non ho risposto prima alla domanda sull'ergastolo ostativo, e poi ho sentito una cosa molto interessante, trappola sociale. Se noi pensiamo che oggi il carcere, prima vorrei parlare sul senso della pena, della trappola sociale, il carcere indubbiamente, abbiamo detto, un male necessario, un luogo di tensioni, dove il detenuto è sottoposto continuamente ad essere giudicato. Hai bisogno di questo? Devi fare la domandina. Hai bisogno di quello? C'è bisogno la domandina. Siamo rimasti alla riforma del 1975. Oggi siamo in un'epoca dell'informatica. Noi stiamo parlando ancora della riforma Cozzini. Siamo talmente indietro. C'è un rischio. Perché la trappola sociale? Perché molti detenuti, convivendo su questa forma di giudizio giorno dopo giorno, con gli anni, il fatto di essere sottoposto a questo giudizio, si convincono che da carnefice diventano vittime. E attenzione, la maggior parte dei detenuti è convinto che è vittima del sistema, non ha più la consapevolezza del carnefice, ma questa è lo Stato, le leggi, le regole. Il reato ostativo, l'ergastolo ostativo, guardi, io glielo dico guardandola negli occhi, io sono un ex camorrista, ma un assassino lo sarò per sempre, perché ho ucciso, ho preso l'ergastolo, più di uno. La differenza qual è stata tra me e un altro mio collega che ha più lauree di me, ha più studiato di me? La differenza è minima. Sta in questa cosa, che io ho avuto la fortuna di fare il processo degli omicidi in corte di assise e l'associazione in tribunale. Se io avessi avuto la sfortuna di fare tutti e due i processi insieme in corte di assise, io oggi avrei tutta la pena ostativa e non starei qui. Ma oggi io sono qui a parlare di questo argomento. Riflettete, che cos'è l'ostatività? Perché molte volte noi parliamo di reato ostativo ma non conosciamo che cos'è il reato ostativo. E attenzione che la pena non diventi veramente qualcosa di allarme sociale. A questo punto ringraziamo ovviamente tutti quanti e ovviamente facciamo tutti quanti i migliori auspici e auguri di buon lavoro alla compagnia teatrale stabile Assai di Re Bibbia. Grazie ancora e appuntamento di nuovo su Libri TV. Grazie a Cosimo Rega. Manfredi, Lucia, Fiammetta. Avrei voluto trascorrere più
tempo con voi, andare in vacanza, fare delle corse in bici, ma ogni volta venivamo raggiunti da notizie orribili, come quella volta che uccisero Chinnici. Mi dispiace, ho dovuto dedicarvi solo una misera parte del mio tempo, ma io vi amo come padre, come amico, come coniuge. Questa è una guerra di canzoni e tamburiali.